calma, tutti, calmate, allora, tutto a posto, oggi facciamo una ricetta tranquilla, proprio rilassata, facciamo le pennette all'arrabbiata, ok? È molto semplice, l'ingrediente più importante quando si fanno le pennette all'arrabbiata ovviamente sono i maccheroni, eh? È il classico, perché non scherza di ciliegie come i maccheroni. Una volta nel ristorante a un cliente io ho portato davvero i maccheroni con il sughetto arrabbiata, poi mi chiama, mi fa: chiamatemi lo chef! Poi ero anche il padrone del locale, comunque a prescindere, dico: vabbè, arrivo, che qual è il problema? Io ho chiesto le pennette all'arrabbiata! Io lo guardo e gli dico: guarda, sono maccheroni ma funzionano lo stesso! E poi dentro la tua faccia! Vabbè, lasciamo perdere, un aneddoto, però è che mi stava molto simpatico, allora ho detto: vabbè, pennette all'arrabbiata, maccheroni! Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi andiamo a fare, indovina un po', le pennette all'arrabbiata con le pennette. Facciamo le pennette con le pennette. Madonna mia. Poi utilizziamo quelli con i capelli lunghi. Oh no. Ok, questa la rifacciamo. Va bene, dai, va bene. Andiamo a vedere quali sono gli ingredienti. Con i capelli lunghi. La nostra preparazione. I capelli lunghi. Però sono sardi, sono buoni. Abbiamo bisogno di peperoncino fresco piccante, questo è molto buono, questo è di Soverato. Poi uno spicchio d'aglio, del prezzemolo, le pennette ovviamente, 250 grammi e poi una latta di pelati, questi sono 400 grammi, questa va bene per questa preparazione. Poi del bicarbonato, ce ne servirà la punta di un cucchiaino, giusto per togliere quel pizzico di acidità dei pelati, sale grosso e poi dell'olio extravergine di oliva. Cominciamo la nostra preparazione. Tagliamo i pelati in cubotti e se c'è quella parte leggermente fibrosa della testa, la potete anche eliminare. Poi, peperoncino. Allora, la punta del peperoncino non è mai piccantissima, ok? Quindi il resto della parte piccante del peperoncino è il corpo e i semi. È importante utilizzare in questa preparazione il peperoncino fresco perché rilascerà dei sapori davvero molto molto buoni. Utilizziamo anche i semi perché anche questi sono abbastanza piccanti. Dopo aver preparato il peperoncino dobbiamo preparare anche lo spicchio d'aglio. Lo lasciamo in camicia e lo schiacciamo. Quindi all'interno di una wok o di una saltapasta inseriamo un filo d'olio extravergine di oliva, aggiungiamo lo spicchio d'aglio e il peperoncino. Mentre facciamo rosolare l'aglio e il peperoncino teniamo sempre la padella inclinata in questa maniera, in modo tale che l'olio copra completamente l'aglio e possa ricavarne tutti quanti i suoi profumi. Ma non soltanto, eviterà di attaccarsi alla padella, di bruciacchiarsi e di rilasciare quindi una leggera tonalità amara. Quando abbiamo raggiunto questo risultato, guardate che bello, dopo che abbiamo girato anche l'aglio, possiamo inserire i pelati. Questa prima fase di cottura va fatta a fuoco vivo perché dobbiamo far evaporare quell'acqua di vegetazione che tende un po' a ristagnare, che mantiene un po' di acidità. In ogni caso lasciamo dentro anche lo spicchio d'aglio. All'interno dell'acqua dove dobbiamo poi cucinare la pasta aggiungiamo il sale, ma non inseriamo ancora la pasta perché il pomodoro ha bisogno di un tempo di cottura di almeno un 25 minuti, ok? Quindi dobbiamo calcolare anche questo. Aggiungiamo il sale ai pelati e a questo punto sì, possiamo tirare via lo spicchio d'aglio. A questo punto possiamo aggiungere la punta di un cucchiaino di bicarbonato. Qualcuno si domanderà perché in alcune ricette metto lo zucchero e in altre invece metto una punta di bicarbonato. La motivazione è molto semplice, dipende dal tipo di piatto che stiamo andando a preparare e dal gusto e dal sapore che vogliamo ottenere alla fine. In questo caso non dobbiamo alterare assolutamente il pomodoro, quindi non aggiungiamo la punta di zucchero, ok? Non abbiamo bisogno di enfatizzare la sua dolcezza, ma aggiungiamo il bicarbonato che va giusto a abbassare il livello di acidità. Quindi, arrivati a questo punto, abbassiamo il fuoco e continuiamo la cottura fino a che non abbiamo raggiunto questo risultato. Vedete? Praticamente tutta l'acqua di vegetazione dei pomodori è evaporata. Per continuare la cottura del pomodoro, tuttavia, quest'acqua dobbiamo rimpiazzarla. Soprattutto perché il pomodoro, per rilasciare tutti i suoi valori nutrizionali, quindi il licopene, ha bisogno di un tempo di cottura che è minimo di 25 minuti. Quindi, che cosa facciamo? Aggiungiamo un mestolo di acqua. E continuiamo la cottura a fuoco basso 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 basso.
A questo punto il pomodoro è arrivato praticamente a metà cottura, quindi possiamo calare la pasta. Una cosa importante: tenete il fuoco veramente basso, 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 perché non dovete più aggiungere altra acqua, perché se adesso doveste aggiungere dell'altra acqua di questa, che cosa succede? Che quest'altra acqua ha dell'amido e andrebbe a rendere pastoso il sugo e non va assolutamente bene. Il sugo deve essere concentrato, perché l'arrabbiata è un sugo rosso così concentrato, lo facciamo evaporare. Quando è evaporato il punto giusto, possiamo anche spegnere il fuoco e non lo teniamo più, lo teniamo coperto e lo lasciamo da parte fino a che la pasta non è pronta. Quando la pasta è pronta, gliela inseriamo all'interno della padella e la saltiamo insieme. Quindi spegniamo il fuoco e aggiungiamo una bella manciata di prezzemolo tritato. E poi un'altra cosa che non vi ho detto: se non è sufficientemente piccante, gli potete aggiungere anche del peperoncino secco. Però ricordatevi che il peperoncino secco non sostituisce il peperoncino fresco, perché hanno due sapori totalmente diversi. Per farla perfetta, piccante anche il giusto, potete metterli entrambi. Poi aggiungiamo un pochino di olio extravergine di oliva a crudo, fuoco spento in questo momento, e la saltiamo bene. Questo perché? Perché deve risultare un po' lucida, e questo è importante. Poi è meglio inserirlo adesso, l'olio crudo, al posto di inserirlo nella fase iniziale durante il soffritto. Vabbè, bando alle ciance o ciancio alle bande, andiamo dunque ad impiattare. Eccoci qua, okay, adesso che cosa facciamo con questa? Mamma mia, profumino meraviglioso. Poi ho una voglia di mangiare due pennette all'arrabbiata, due maccheroncini all'arrabbiata. E adesso andiamo a fare la prova dell'assaggio. E la mia domanda è: sarà buona o non sarà buona? Non lo so. Però prima vi vorrei ricordare di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici, e poi un bel mi piace, perché per me è molto importante. Sito internet dove trovate tutte quante le mie solite video, ricette, vada bamba, il resto lo sapete già. Bene, dai, andiamo a fare la prova dell'assaggio. Sarà piccante o non sarà piccante? Che bontà, che buona che è, piccante. Ah! Oh, peperoncino di sovarato! Ma mi hanno detto, ti regalo il peperoncino di sovarato, ma non pica! Però è buonissima! È spettacolare! Vino, ciao, alla prossima, video reset, vieni qua, guarda un po', buonissimo peperoncino, ciao, buonissimo, ciao.